La FIMA Confcommercio Provincia di Ravenna ha presentato i dati dell'Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2022. La Riviera Romagnola, compravendite e locazioni nelle località turistiche, spicca con Milano Marittima al top dei prezzi, seguita da Riccione e Cesenatico. Soddisfazione per il territorio ravennate, in particolar modo per Cervia. Presidente, una conferenza stampa di presentazione di dati assolutamente positivi per quello che riguarda il settore. Assolutamente sì, fra l'altro noi siamo grati che ancora venga fatta la presentazione su Cervia di questo rapporto immobiliare. I dati sono più che positivi, ma in generale per tutte le località turistiche, ma in particolar modo anche per Cervia, perché comunque è una città che sta rispondendo molto bene. Prospettive? Prospettive, questo è un incognito un po' più, questa è una domanda un po' più complessa. È chiaro che in un momento così delicato, così difficile, in cui mi viene da dire che affermo sinceramente questo qui è un mondo che non ha pace, non troviamo una pace, pensare a delle prospettive non è facile. Io credo che si manterrà sempre il discorso che la seconda casa, quindi l'investimento sulla casa per il mare, è sempre un bene rifugio, e si accentuerà ancora di più questa cosa, perché appunto in momenti di crisi vediamo che la gente che ha un po' di risparmi ha anche paura a tenere i soldi e preferisce investirli nel mattone. I livelli record del 2021, prima parte del 2022, sono oggettivamente inarrivabili alla luce della congiuntura che si sta profilando. Ci può dare qualche numero? I prezzi sono cresciuti in media del 5% in provincia di Ravenna per quanto riguarda le località turistiche, con punte anche superiori al 10%, ma quello che stupisce è la crescita delle compravendite. A Cervia tra il 2021 e il 2022 c'è stato un incremento del numero di transazioni superiore al 60%, è una delle realtà in cui il numero di compravendite è cresciuto di più in Italia. C'è una richiesta particolare? È richiesto tutto il mercato, è chiaro che le abitazioni di maggiore pregio, meglio ubicate, quindi il mercato di fascia alta è quello che ha fatto registrare gli incrementi più significativi, ma c'è stato un incremento diffuso che ha riguardato anche le località minori, quindi una crescita diciamo omogenea e generalizzata. Noi eravamo preoccupati, ci aspettavamo anche una non ripartenza, perché eravamo pronti a una ripartenza dell'immobiliare. In realtà il Covid ha avuto l'effetto contrario per l'immobiliare, perché il mercato è ripartito e sono già 2 anni dove non solo le locazioni, perché a livello turistico c'è una grandissima richiesta di locazioni, a volte l'offerta non arriva a completare le richieste che ci sono, ma anche per le compravendite. Il mercato quest'anno ha avuto non solo un aumento di vendite ma anche di prezzi, quindi il mercato è cresciuto. È chiaro che tutta questa incertezza, quindi pandemia prima, prezzi delle materie prime che crescono, guerra poi, crea una grande incertezza, ma la casa è sempre stata nell'interesse dell'italiano come un bene rifugio, quindi per i primi 8 mesi dell'anno siamo estremamente contenti di quello che è stato il mercato fino ad ora. Devo dire che il mercato immobiliare è uno dei termometri della situazione di una località, in particolare una località che vive di turismo come la nostra. Presidente, guardando il quadro di questa zona, come possiamo confrontarlo con la regione? Allora, questa zona sicuramente ha un appeal diciamo particolare, perché siamo sul turistico e direi che questo momento è andato molto bene sia dal punto di vista delle vendite sia dal punto di vista degli affitti. In tutta la regione comunque c'è stato un mercato immobiliare diciamo ottimo. Chiaramente se parliamo di regioni dove c'è un'università di città dove c'è un'università tipo Bologna, è chiaro che abbiamo un mercato particolarmente vivace e anche i prezzi sono saliti. Ci sono zone magari, non so, tipo Piacenza o altre zone per fare, che magari il mercato è un po' più stabile, però direi che in linea generale l'immobiliare è stato un buon anno, forse anche leggermente meglio del 2021, che è già stato un anno eccezionale, perché in tutta Italia sono stati venduti 750.000 immobili, quindi insomma un anno eccezionale. Il mercato immobiliare va in controtendenza, almeno in Emilia Romagna?
Beh, dai dati che possiamo rilevare dall'osservatorio e anche dai colleghi che hanno fatto rete, che hanno dato tutta una serie di informazioni, direi che la situazione è sostanzialmente interessante, visto i momenti di crisi e visto il momento che stiamo subendo tutti, tra rincari di energia e anche problematiche dal punto di vista geopolitico a livello europeo, posso dire che gli investitori non sono scoraggiati e vedo che comunque continuano, e diciamo così, il mattone in generale, in particolare qui in Emilia-Romagna, è un qualcosa che rimane quasi al sicuro dal punto di vista di certe speculazioni che possono creare dei problemi a chi investe e che vuole mettere giustamente un minimo di somma a risparmio. Confrontando questa regione con il resto d'Italia, naturalmente ci sarà chi sta meglio e chi sta peggio. Allora, qua c'è un gioco facile. Io arrivo dal Veneto e sappiamo bene che Emilia Romagna e Veneto fanno parte di un'area del nord-est fino al Friuli, compreso il Trentino, che devo dire, per una serie di motivi, senza star qua a dilungare nessuno, sono ancora un'isola abbastanza felice. Ci si sposta verso il centro Italia, incomincia qualche piccola differenza, qualche piccola problematica, esclusa la zona di Roma, comunque anche la zona della Toscana, dove c'è ad esempio Firenze. Se si va verso l'Italia, diciamo così, ovest, cioè stiamo parlando Torino, Genova, quindi scendiamo giù nella zona ligure e quant'altro, ci sono state delle piccole ripercussioni, soprattutto nella zona tra la Liguria e la Toscana, dove lì c'era un certo tipo di investimento molto, diciamo così, a preeminenza straniera, quindi c'erano parecchie persone che avevano deciso di soggiornare e anche di investire in quelle realtà che venivano dall'Europa dell'Est, e sappiamo benissimo che in questo momento ci sia stato sicuramente un piccolo fermo. Riprenderà, sono sicuro, però tecnicamente, diciamo così, il resto d'Italia, scendendo verso le isole e la Sicilia, la Sardegna, devo dire che è sempre apprezzata. Lo stesso Puglia sta dando degli ottimi risultati, soprattutto per gli operatori che sono lungo la costa. Quindi sostanzialmente, se dovessi fare un bilancio a livello generale, potrei dire che per il momento siamo possibilmente ottimisti, e io direi che se riusciamo a così uscire da questo periodo abbastanza particolare per il rincaro dell'energia, forse abbiamo superato la tempesta perfetta.